Che la pace arrivi ai nostri cari defunti, iniziamo noi a vivere nella pace con Dio, con noi e con i nostri fratelli. Per i nostri cari defunti, l'eterno riposo nel loro Signore. L'eterno riposo del loro Signore. Le anime di tutti i nostri cari defunti, particolarmente di tutti gli cari sono caduti in guerra, guardano il riposo e la pace eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'eterno riposo della loro Signore. L'eterno riposo della loro Signore. Le anime di tutti i nostri cari defunti, per la bontà del Signore, riposino in pace. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Le anime di tutti i nostri cari defunti, per la bontà del Signore, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Maestro della musica, può iniziare secondo il programma. Ragazzi delle scuole si istituirà sul taglio dei nostri cari dei punti con la tromba. Prego.
Un cordiale e sentito ringraziamento a tutti i presenti per aver voluto condividere la memoria di vicende storiche che hanno segnato l'umanità e che ancora oggi impongono a tutti una profonda riflessione. Un affettuoso saluto a tutti gli alunni delle nostre scuole, che rappresentano la speranza e il simbolo di una comunità in cammino, e che ogni giorno utilizzano le uniche armi non idonee a offendere, ma capaci di costruire un mondo migliore. Le armi dell'istruzione e della cultura. Usatele con impegno e dedizione, perché sono le uniche capaci di riscaldare il cuore dell'umanità e di costruire la bellezza del mondo. Un cordiale saluto al nuovo dirigente scolastico, al professor Luca Mattiocco, e a tutti i docenti che con scrupoloso e costante impegno curano la formazione e l'educazione dei nostri figli. Cari insegnanti, il vostro è un compito arduo e bellissimo. Voi avete il privilegio che ogni epoca e ogni società ha consegnato nelle vostre mani di costruire nelle nuove generazioni, da tempo immemorabile, i valori fondamentali per formare le loro coscienze civile e democratica. Un cordiale saluto e un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine e in particolare al maresciallo Savino Fusco e agli agenti della stazione Carabinieri di Ascea per lo spirito di servizio, per l'abnegazione con cui garantiscono la nostra sicurezza. Un ringraziamento ai nostri parroci e a tutti coloro che hanno a cuore la crescita spirituale dei nostri ragazzi e della nostra comunità. In un tempo segnato dalla pandemia di Covid-19, spero tanto che ognuno accantoni per sempre le effimere e inutili corse e lasci spazio alle riflessioni vere e profonde del nostro vivere. E sono certo che riunirsi dinanzi al nostro monumento, in questo luogo simbolo del ricordo, per onorare e commemorare le vittime di tutte le guerre, non sia un rito abituale e dovuto, ma un atto collettivo, sentito e voluto, per ricordare gli orrori della guerra e per sperare che non avvenga mai più. Il 4 novembre è e dovrà essere il giorno della memoria, il giorno in cui la nostra comunità ritrova se stessa, pensando al sacrificio dei propri figli e abbracciando nel pensiero quelle giovani vite che uscirono dalla luce delle loro case per abitare nel buio di una storia che non poterono mai raccontare, che lasciarono il calore dei propri affetti per incontrare il vento freddo sui loro ultimi pensieri. E così, mentre i familiari aspettavano il loro ritorno, caddero a terra tante vite, tra i rumori della guerra e i silenzi dei pensieri, lasciando ai loro cari solo il ricordo di una vita da immaginare, nella speranza che le tante vite spente servissero a illuminare le menti dei posteri e gli ideali di libertà e di democrazia. E noi non possiamo rendere inutile quel sacrificio e quella speranza. In fondo il nostro impegno è poca cosa di fronte al sacrificio estremo. Facciamo fino in fondo il nostro dovere, adoperiamoci per un mondo più giusto, più solidale, costruiamo ponti di pace e di umanità, perché è così che si onora la memoria del supremo sacrificio dei nostri caduti. Cari cittadini, per me è davvero un grande onore poter esprimere quale sindaco i sentimenti di affetto e di commozione della nostra comunità verso tutti coloro che partirono per la guerra, lasciando per sempre ai propri familiari solo ricordi da accarezzare e la commossa certezza di trovare il per sempre degli affetti tra i mai più delle tante vite perse. E in questo giorno di tristezza e di ricordi, permettetemi di rivolgere un pensiero anche a tutti coloro che restarono e che a fronte di una vita persa ricevettero una croce al merito.
Diceva bene De André nel brano La guerra di Piero: dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Oggi il mio pensiero va ai tanti padri, alle tante madri che hanno conservato nel cassetto quella croce e che hanno invece conservato nel cuore l'immane peso della tristezza. Alle tante mogli rimaste sole che hanno pianto di nascosto, magari, e hanno dovuto trovare le parole giuste per spiegare ai propri figli l'assenza del caro papà. A tutti loro, ora per allora, va il nostro pensiero e la nostra commossa partecipazione a quel dolore, sperando che la sensibilità e l'intelligenza degli uomini faccia in modo che non accada mai più. Oggi è il giorno dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. Si celebra in questo giorno il ricordo del 4 novembre 1918, l'anniversario della Prima Guerra Mondiale. Ma è anche il giorno della commemorazione dei caduti di tutte le guerre, il giorno del ringraziamento ai militari in servizio in Italia e nelle missioni internazionali all'estero. È il giorno della festa per l'unità nazionale. Ed oggi fermarsi e riflettere, condividere il ricordo dinanzi al monumento dei caduti, significa onorare la memoria dei nostri caduti, significa rinnovare la nostra gratitudine a chi ha sofferto. Ma ciò non basta, bisogna impegnarsi a costruire insieme un mondo più umano, più giusto. Bisogna smetterla di costruire muri, bisogna costruire ponti per incontrare gli altri, per confrontarsi, per costruire la pace. Diceva Albert Einstein, la pace non può essere mantenuta con la forza, può essere raggiunta solo con la comprensione. Nel corso della storia si sono susseguite tante guerre, ma purtroppo non hanno insegnato nulla. Diceva Gramsci, la storia insegna, la storia è maestra di vita, ma purtroppo non a scolari. E così da circa 2 anni si combatte non solo la guerra contro la pandemia, ma anche tante altre guerre. Si pensi ai conflitti in Afghanistan, in Libia, in Siria. E viviamo anche una serie di conflitti senza armi, una serie di guerre che pur bisogna combattere e vincere. La guerra contro l'ignoranza, la guerra contro l'emarginazione, la guerra contro la violenza, contro la droga, contro la stupidità. Sì, perché bisogna oggi più che mai fare anche la guerra contro la stupidità. Possibile che ancora oggi, nonostante i rischi di una pandemia, imperversano guerriglie urbane di Novax e no Green Pass. Possibile che i tanti morti della pandemia non abbiano insegnato nulla. Oggi dobbiamo soprattutto vincere queste guerre, che non si combattono sul fronte, ma nella testa di chi, con preoccupante e violenta follia, proietta il buio fuori per aver spento la luce dentro. E queste guerre non si combattono con le armi, questo buio non si rischiara con i bagliori delle bombe, ma con i lumi della ragione, con i sentimenti di unità, di condivisione, di impegno civico, di solidarietà, di umanità. Queste guerre si combattono con la coesione sociale, con l'unione familiare, tenendo chiusa la porta dell'intransigenza e dell'ignoranza e tenendo aperta la porta della razionalità, la cultura del dialogo. È davvero incomprensibile questo nostro strano mondo, se si pensa che ancora oggi, nel 2021, 72 milioni di bambini vivono in zone di guerra. Nello Yemen gli attacchi agli edifici scolastici spingono i bambini ad abbandonare la scuola. In Siria molti bambini vengono uccisi mentre vanno a scuola. E questo succede nel mondo a tanti bambini che avrebbero solo voluto lanciare in cielo il loro aquilone e non un grido di disperazione, che avrebbero voluto correre in un campo di calcio e non in un campo di battaglia, che avrebbero voluto addormentarsi tra le braccia della mamma e non in un letto dell'ospedale.
Cari cittadini e cari ragazzi, non mi capita spesso di parlare a tanti alunni, a tanti giovani, e quando mi capita mi sento sempre investito di una grande responsabilità. Scriveva Plutarco circa 2000 anni fa: i giovani non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere. Sta agli adulti accendere nei giovani la fiaccola dell'interesse, della passione, dell'inclinazione naturale. E per fare ciò non servono i grandi discorsi, non servono caterve di parole, servono solo gli esempi, i buoni esempi. Spesso si condannano i giovani per la vita che conducono, per le scelte che fanno. Ma noi grandi ci siamo mai chiesti che esempi diamo a volte ai nostri giovani? Spesso ci occupiamo di cose vane e inutili. Spesso pensiamo ai risultati che arrivano senza sacrificio. Spesso insegniamo che la via migliore è quella più corta, quella meno faticosa. Ma non è così. La vita mi ha insegnato che i traguardi virtuosi sono sempre il frutto del sacrificio, dell'impegno, della fatica. Diceva bene Esiodo: la via che conduce alla virtù è all'inizio aspra, difficile, piena di sudore e di fatica. È così, cari ragazzi e care ragazze. E posso affermare ciò non solo per aver affrontato il viaggio della vita tanti anni prima di voi, ma anche per aver costruito da solo la mia strada. Perché era una strada nuova, che mio padre non conosceva, non ha potuto insegnarmi. E l'ho costruita partendo dalla campagna, studiando e lavorando. Posso dirvi che all'università studiavo almeno 8 ore al giorno, che avevo solo i soldi per i libri e per il cibo, ma non mi mancava niente. Non mi ha mancato mai niente, perché quel che desideravo era dentro di me. E posso anche dirvi che ho costruito la strada che sognavo con grande determinazione, con forza, con fatica, e che ancora oggi con grande impegno, con tanto lavoro e con tanto senso di responsabilità continuo su quella strada. Ed oggi quella strada mi ha portato sin qui, a rappresentare il mio e il vostro paese, con impegno, con orgoglio, con dignità, senza perdere di vista le mie origini, assumendomi la responsabilità come sindaco e come padre di dirvi che questa strada è la strada più sicura per chi come voi si è incamminato da poco sul sentiero della vita. Cari studenti, il tempo trascorso a studiare su un libro o dinanzi a un computer non è tempo perso. Non è solo il modo per essere promossi a fine anno, ma è lo strumento culturale, umano, che vi permetterà di affrontare il viaggio esistenziale in quel mare che noi chiamiamo comunemente vita. Un viaggio che va intrapreso con impegno e con passione. Disse Hegel che nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione. E credo che la vita non vada interpretata come un bancomat per prelevare utilità e privilegi. Credo che la vita non sia una corsa affannosa verso l'avere, ma sia piuttosto un palcoscenico su cui presentare il proprio essere. Credo che la vita sia l'occasione per misurarci con noi stessi, con impegno, passione, dignità, per vincere le sfide che ci vengono poste sulle nostre strade, per dare un significato profondo alla nostra esistenza. Guccini direbbe che l'assurdo ci sfida per spingerci ad essere fieri di noi. E questo in fondo è il segreto del vivere. Cari giovani, e mi avvio alla conclusione, penso che il mondo di oggi è un mondo difficile da capire e da gestire. E voi che avete tanta strada da percorrere, dovete attrezzarvi e allenarvi per superare qualsiasi ostacolo e per realizzare i vostri sogni, i vostri progetti, per abitare il futuro che volete, il mondo che voi dovete costruire. E non bisogna mai adagiarsi, mai cedere allo scoramento, non bisogna mai arrendersi, perché come diceva Nelson Mandela, il vincitore in fondo è un sognatore che non si è mai arreso.
e il buio che proiettano le sfide quotidiane non si supera con l'ingannevole luce della piazza virtuale di Facebook, né si superano alle dipendenze di forze consolatrici fuori di noi, ma accendendo la luce che è dentro di noi, attingendo a quelle energie personali, curando la bellezza del proprio mondo interiore, che è solo la scuola e la cultura può quotidianamente illuminare. Cari ragazze e cari ragazzi, mi rivolgo a voi con sentimento di affetto e vi auguro un percorso scolastico ed esistenziale ricco di soddisfazioni. Sappiate che la scuola è il passaporto che prepara ad affrontare il futuro, educa alla correttezza, alla non violenza, al dialogo, alla legalità. La scuola produce l'unica arma che non offende, la cultura, e la cultura è l'unico strumento per costruire un futuro migliore. Auguro a tutti voi un futuro di serenità e di benessere. Grazie. Sono dei bambini che hanno preparato prima della musica. Fai il tuo palco. Recita. La classe terza presenterà una poesia, La pace. Ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Un applauso, vogliamo fare? Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. La pace incomincia da noi. Se vogliamo la pace, dichiariamo guerra alla guerra. Se vogliamo la pace, combattiamo chi vuole comandare ad ogni costo. Se vogliamo la pace, cerchiamo nel cielo sereno i sette colori dell'arcobaleno. Noi vogliamo essere liberi di parlare, di studiare e di amare. Noi vogliamo essere liberi di vivere e giocare. La pace incomincia da voi. Buongiorno. A conclusione di questa manifestazione, l'orchestra dell'Istituto Comprensivo di Ascea vuole omaggiare i caduti con tre brani rappresentativi. Il primo è un omaggio alla bandiera tricolore, appunto dal titolo La bandiera tricolore. Poi un omaggio agli alpini sul cappello e per concludere l'inno nazionale. Un saluto al sindaco che ci ospita in queste occasioni, all'amministrazione comunale, a Don Salvatore, il parroco, a tutti i presenti e arrivederci a presto, magari per i saluti poi di Natale. Grazie e buona giornata. Un applauso alla bandiera tricolore.
tutti. Tutti con la mano sul cuore, l'inno nazionale.